Il più lontano è arrivato dal Brasile. Diverse le nazioni rappresentate al torneo internazionale di tennis in carrozzina che è stato ospitato, come ogni anno, dalla Canottieri Baldesio. Dalla Germania all'Austria alla Svizzera, oltre naturalmente agli italiani. Importante anche il messaggio lanciato dai partecipanti, chi reduce da un incidente o chi invece in carrozzina dalla nascita. Con l'impegno, con lo sport, ci si possono porre degli obiettivi per migliorare la propria qualità della vita. È la 10ª edizione, quindi c'è anche la soddisfazione di essere riusciti a organizzare insieme all'amico Roberto Bodini questo importante torneo che è diventato un punto di riferimento nel tabellone e nel circuito internazionale. È andato tutto molto bene, siamo stati fortunati anche come tempo, per cui siamo riusciti a far disputare le tantissime partite che si sono svolte in questi giorni. C'è stato un elevatissimo livello, sia tecnico che agonistico, e quindi siamo proprio soddisfatti di aver potuto offrire uno spettacolo così bello ai tanti tifosi, ai tanti appassionati che sono venuti a sostenere questi atleti. Un ringraziamento particolare ai tanti volontari che si sono prestati a dare una mano, quindi abbiamo avuto medici, abbiamo avuto interpreti, autisti, fisioterapisti, e quindi siamo riusciti a portare a compimento questo importante evento grazie all'aiuto di tante persone. Thank you.